Reparto d'onore, presenta... E oggi tra gli storici vi è concordia nell'assegnare il titolo di resistente a tutti coloro che con le armi o senza, mettendo in gioco la propria vita, si oppongono a un'invasione straniera, frutto dell'arbitrio e contrario al diritto, oltre che al senso stesso della dignità. Furono resistenti i combattenti delle montagne, le tante staffette partigiane, i militari che perdendo la vita o subendo la deportazione, rifiutarono di servire sotto le cupe bandiere di Salò. Furono resistenti a pieno titolo le persone che nascosero ebrei o militari alleati, o ricercati politici, coloro che sostenevano la rete logistica della resistenza. Furono resistenti gli operai che entrarono in sciopero al nord, gli autori di volantini e giornali clandestini, gli intellettuali che non si piegarono, i parroci che rimasero vicini al loro gregge ferito, le vittime innocenti ante delle tante stragi che in quella terribile stagione insanguinarono il nostro paese. Oggi, in questa imprevedibile e drammatica stagione che stiamo attraversando in Europa, il valore della resistenza all'aggressione, all'odio, alle stragi, alla barbarie contro i civili, supera i suoi stessi limiti temporali e geografici. Nelle prime ore del mattino dello scorso 24 febbraio siamo stati tutti raggiunti dalla notizia che le forze armate della Federazione Russa avevano invaso l'Ucraina, entrando nel suo territorio da molti punti diversi, in direzione di Kiev, di Kharkiv, di Donetsk, di Mariupol, di Odessa. Come tutti quel giorno ho avvertito un pesante senso di allarme, di tristezza, di indignazione. A questi sentimenti si è subito affiancato il pensiero agli ucraini, svegliati dalle bombe e dal rumore dei carri armati. E pensando a loro mi sono venute in mente, come la senatrice Liliana Segre, le parole: questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Sappiamo tutti da dove sono tratte queste parole. Sono le prime di Bella Ciao. Questo tornare indietro nella storia rappresenta un pericolo non soltanto per l'Ucraina, ma per tutti gli europei, per l'intera comunità internazionale. Come tre giorni fa ho sottolineato davanti alle associazioni partigiane, combattentistiche ed arma, avvertiamo l'esigenza di fermare subito con determinazione questa deriva di guerra, prima che possa ulteriormente disarticolare la convivenza internazionale, prima che possa drammaticamente estendersi. Siamo verso il palco, Paolo. E infatti, questa è la valle, sbagliata, feroce, perdente, degli orientamenti politici, ma che seppero trovare, trovarono la guerra, il tornare.
Chi animò le azioni di chi volle sempre.